In campionato siamo messi malissimo dopo la sconfitta col Benfica, infatti siamo terzi a 7 punti proprio dal Benfica. In Champions vi ricordo che siamo usciti ultimi nel girone di Champions, quindi insomma è andata davvero male l'avventura in Europa. Quello che secondo me ci manca è qualità davanti, perché per il campionato portoghese in difesa secondo me non siamo messi male, forse Garcia non è, diciamo, la miglior cosa, però crescerà, quindi per le prossime stagioni avremo un buon terzino sinistro, ma attualmente forse ci manca. Quello che secondo me abbiamo, dobbiamo sicuramente cambiare modulo. Io, ragazzi, cambierei modulo perché con questo 4-3-3, ma non mi convince. Andrei col 4-2-3-1. Cambia poco, è vero, però fa la differenza, fa la differenza. Metterei Lang e S, ok? Oliveira, Uribe, questo sicuramente. Allora, andiamo a modificare la posizione a Lang. Mettiamolo S, semplicemente così. Ok. Oliveira lo mettiamo CC e non dovremo avere problemi. Quindi questa è la nostra formazione titolare, ok? Allora, andiamo avanti. Vorrei, ripeto, fare qualcosa in questo mercato di gennaio perché credo che davvero ci serva. Ci serva davvero tantissimo. Non abbiamo moltissimo budget. Quello sicuramente, adesso vi faccio vedere quanto budget abbiamo. Abbiamo 8 milioni, quasi 9 milioni, perché sono arrivate l'ora. E Sakui è stato richiamato, prestito del giocatore scaduto appunto. Semedo anche lui richiamato. Vabbè, abbiamo solo una competizione, quindi possiamo permetterci di rimanere con meno giocatori. Potremmo finire la stagione così. Potremmo finire la stagione così, magari spendere questi 8 milioni e non rivoluzionare la squadra, ma rivoluzionarla la prossima stagione, quindi d'estate. Adeyemi potrebbe essere già qualcosa di un pelino più interessante, però anche qua non lo so, ragazzi, non sono nomi che mi convincono, che secondo me ci fanno fare il salto di qualità. Cioè, noi dobbiamo avere giocatori che ci permettono di fare davvero il salto di qualità, ok? E per adesso, con i soldi che abbiamo, non c'è davvero un nome che ci permette di fare il salto di qualità. In difesa, secondo me, per questa stagione, forse Garcia un po' ci dà fastidio effettivamente. Però secondo me per questa stagione, contando che c'è solo il campionato rimasto, siamo messi bene. A centrocampo potremmo andare avanti così, ma in realtà un po' la squadra per questo campionato ci sta. Forse per la prossima stagione che ci serve davvero qualcuno di interessante. Io simulerei, vediamo cosa succede. Ho paura di giocarle, ho paura di simularle allo stesso tempo, perché ultimamente quando simuliamo non va bene, vediamo. È incredibile. È incredibile. Niente. Allora, ragazzi, simuliamo anche la prossima. Al massimo giochiamo da qua, davvero tutte da qua alla fine, perché è improponibile. Cioè, come facciamo con una squadra del genere a fare fatica in campionato? Non capisco come sia possibile questa cosa. Vediamo cosa facciamo qua. Vinciamo 4-1, andiamo a vedere la classifica. Allora, simuliamo anche questa. Simuliamo da calendario. Vorrei fare una cosa veloce per arrivare il prima possibile alla prossima stagione, ragazzi. Vediamo cosa facciamo, vinciamo, ok, ottimo, ottimo, ottimo. Classifica, siamo a 6 punti dal Benfica che però deve giocare. Vediamo cosa facciamo anche questo, oggi simuliamo davvero tutto praticamente. Vinciamo, ok, arriva la terza vittoria consecutiva ed è un ottimo segno questo. Perché mettiamo pressione a quelli davanti, mettiamo davvero pressione a quelli davanti secondo me a questo punto. Porto Sporting al Dodragao. Ci siamo, andiamo a giocare ragazzi. Olivera, c'è Lang, c'è Lang, c'è Lang, servilo, vola Lang, no Lang, no Lang, no Lang, no Lang, calcia! Non ci credo, iniziamo così, guarda, non manco esce, iniziamo così ragazzi, a buttare via le occasioni, ancora Lang, palla in mezzo per Taremi, miracolo, miracolo del portiere, ma era fuori gioco, Taremi, Vieira, salta l'uomo, Vieira, calcia, ancora miracolo di Adan. Siamo lì, stiamo costruendo tantissimo, ragazzi. Oliveira ancora. Ancora Porto con Vieira. Palla per Taremi. Che calcia! Non ci credo! Non ci credo! Ho sbagliato. Guardate il possesso palla, 73% di possesso palla. Stiamo dominando questa partita. Stiamo dominando. Guarda, guarda lo Sporting. Gonçalves, Gonçalves. Palla in mezzo! Incredibile! La tirata secondo. Stiamo dominando e come sempre, come ogni santissima volta, Ha segnato prendiamo qua gol. Calabria. Scambiano i due, che fraseggio da parte dei centrocampisti. Attenzione, Super Mario. Orsolini, Orsolini si gira. Orsolini
Orsolini, Riccardo! Orsolini, la pareggiamo! Super giocata del nostro gioiellino italiano. Che giocata di Orsolini però, che la piazza. Ed è 1-1, la riapriamo così. Anche occhio, occhio ragazzi. Sì, così impari a settare i cavi. Occhio! Mamma mia! Non ci credo. È entrato dentro la porta. Ma che cazzo. È entrato dentro la porta. Ti sta bene. Concediamo troppo spazio e lo Sporting va avanti. Cioè, lì... Avete presente quando FIFA vuole far prendere gol in tutti i modi? Non c'è nessuno a marcarlo. È assurdo. 2-1 Sporting. Incredibile. Ultimissima azione. Mario Balotelli. Ultimissima azione. Balotelli vede Pepe. 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 Calcio a palo clamoroso. Palo clamoroso di Pepe. Finisce qua. Pepe. Dai, è persa pure questa. Finisce qua. Perdiamo anche con lo Sporting, ragazzi. È assurdo. È incredibile. Non riusciamo più a vincere. Non riusciamo più a vincere quando gioco io. Ci allontaniamo sempre di più dalla vetta. E ora le simuliamo, ragazzi. Simuliamo tutte. Vediamo cosa facciamo. Vinciamo. Ok, ottimo. Vinciamo anche questa. Andiamo a vedere la situazione della classifica. Allora. Siamo a meno 3. A meno 3 dello Sporting. Vincere il campionato sarà durissimo. Sarà durissimo. Ma almeno dobbiamo arrivare secondi, perché dobbiamo giocare la Champions il prossimo anno, eh. Vinciamo, ok, vinciamo anche questa, ragazzi. Importante capire quello che facciamo adesso. Vinciamo. Andiamo a simulare anche questa. Siamo a pari punti con lo Sporting. Simuliamo e vediamo cosa succede. Ormai non possiamo più sbagliare, ragazzi, davvero. Non possiamo più sbagliare nessuna partita. Vinciamo anche col Bauvista, il ritorno. Perfetto. Vediamo un po'. Siamo a pari punti con lo Sporting. Siamo a pari punti con lo Sporting. Vinciamo, ottimo, vinciamo, ottimo, 2-0. Perdiamo, perfetto. Attenzione, siamo secondi davanti allo Sporting nonostante abbiamo perso. Andiamo a simulare questa e poi giochiamo con il Braga. Oggi finiamo il campionato e scopriremo se andremo in Champions League la prossima stagione. Vediamo cosa facciamo, attenzione. 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 Vinciamo 5-0. Vinciamo 5-0. Adesso si va a giocare con il Braga. Allora, sono rimaste 4 partite, ragazzi. 4 partite basta. E quindi ormai dobbiamo vincerle tutte. Siamo padroni del nostro destino. Per capire se potremo giocare la Champions League la prossima stagione. Andiamo a giocare con il Braga. Proviamo a salire, palla per Taremi. Ottavio. Che giocata. Che giocata. Che giocata. Ottavio la può mettere in mezzo. Palla dentro. Brividi. Trema la sud. Noah Lang corre. Noah Lang. Noah Lang, attenzione per Vieira. Vieira prova a saltare tutti, la palla dietro per Olivera. Olivera calcia! Miracolo! Dai. Ancora 0-0, incredibile. Taremi apre tutto per Ottavio. Che calcia! Dai. Ancora lì 0-0. Iniziamo il secondo tempo. Braga Porto, ragazzi. Braga Porto. Attenzione al Braga, Medeiros. Medeiros, Ake! Super chiusura di Ake. Garcia, sì. Sì, no a lui, no a lui. Vieira, Olivera. Olivera può calciare. Ancora, ancora ce la fanno. Signori, è il momento di Super Mario. È il momento di Super Mario Balotelli. Uribe. Uribe. Vai, palla per Vieira. 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 Palla per Super Mario. Super Mario! Mamma mia! Super Mario Balotelli! Sempre lui! Eccolo qua! Siamo avanti con Super Mario! Siamo avanti con Super Mario. Mario Balotelli, signori. Applausi. Mario Balotelli, signori. Che giocata. Controllo e gol. Che gol di Super Mario. Così, la stoppa di petto è di prima. La scaraventa e sfonda la porta. Andiamo, andiamo. Facile. Vieira. Mario. Facile. Balotelli. Doppietta micidiale di Super Mario. 2-0. È tutto facile per lui. È tutto semplice. Che giocata, che azione, ancora Super Mario. 2-0, forse la chiudiamo, forse la chiudiamo. Attenzione Super Mario, Super Mario, Super Mario. Serve Vieira, Vieira! 3-0! 3-0! Vieira! La chiude qua al Porto, attenzione Balotelli, doppiette assist per lui. Super Mario, è entrato e l'ha decisa. Pempe! Pempe, Super Mario! Attenzione che cambio gioco, il Braga, attenzione ancora. Attenzione al Braga che può provarla, Costa. Miracolo del nostro portiere, poi sbagliamo tutto. Ma la recupera, Garcia.
Che giocata. Super Mario. Come gioca il Braga con Pepe? Facile. Con il Porto, che cazzo dico? Pepe! Pepe! Pepe con 6-0! 4-0! Micidiale in ripartenza questo Porto! Con Senzao! Ma che azione! Che azione, ragazzi! Che azione di questo Porto! Stava perdendo prima. Sì, però mi sa che è cambiato. Attenzione, Balotelli! Che giocata di tacco! Vira! 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 Mario! Tripletta di Super Mario! Il Porto demolisce il Braga! Da quando è entrato Balotelli, signori, è tutta un'altra cosa! È tutta un'altra cosa! Finisce qua 5-0 per il Porto. Finisce qua, signori. Demoliti, demoliti. Con Mario Balotelli che prende 10. Avete visto? Questa la simuliamo non da calendario, perché siamo a soli 5 punti dal Benfica e mancano 3 partite. Tra l'altro c'è lo scontro diretto col Benfica. Quindi se il Benfica dovesse fare un passo falso, potremmo, vincendo lo scontro diretto, addirittura provare a vincere il campionato. Quindi noi da qua alla fine dobbiamo vincere tutte. La soluzione è o giocarle o simularle. Io direi di simularle lentamente e eventualmente entriamo in campo. Attenzione. Taremi! Taremi! 1-0! Siamo avanti con Medi Taremi. Doremi Taremi! Ci porta avanti. Proviamo a attaccare. Taremi! 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 Doremi Taremi ancora! Doremi Taremi! Doppietta per lui! Medi Taremi! 3-0! Sergio Oliveira! La chiudiamo già nel primo tempo, molto probabilmente. Allora, ragazzi, andiamo al risultato, eh? 3-0, ok. Finisce così, vediamo cosa ha fatto il Benfica. Perché adesso c'è lo scontro diretto. Giocava col Marittimo il Benfica. Il Benfica ha vinto. Il Benfica ha vinto, ragazzi. E ragazzi, con il Benfica le abbiamo perse tutte finora. Benfica Porto, iniziamo. Taremi! Taremi si gira! Doremi Taremi! 1-0 Porto! Doremi Taremi! Siamo avanti! Siamo avanti, ragazzi! Siamo avanti! Doremi Taremi! 1-0! Attenzione, Vira! Attenzione, Vira! Ottavio! Ottavio! Taremi! Taremi! Vira! Ottavio! Ottavio! Palla per Vira! Può calciare Vira, la palla rimane lì! Incredibile! Occasionissima! Occasionissimo, era Lang! La recuperiamo! No, Lang! No, Lang! Salta l'uomo! No, no, fa schifo! A che occhio! C'è Loba! Diogo Costa! Vira, attenzione! Vira! Verticalizza per Taremi ancora! Medi Taremi! Miracolo! Miracolo del portierone! Taremi, 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 allarga tutto per Ottavio, che la può rimettere in mezzo, lo fa, nella zona di Taremi, incredibile, attenzione, attenzione, no, mamma mia, che rischio, 1-1, prendiamo gol, ragazzi, era un minuto di recupero, siamo al 48esimo, vi dico solo questo, quando FIFA ti vuole far prendere gol, lo fa in tutti i modi, 1-1 Benfica, tutto da ricostruire, giocatore, ripartiamo, voliamo, vai, Oliveira, allarga tutto, lo fa benissimo per Garcia. Garcia la mette in mezzo, non arriva nessuno. Ragazzi, sta per entrare Super Mario, recuperiamo palla. Attenzione, Taremi, allargala! Eccolo qua! Eccolo qua! Eccolo qua, il 2-1 del Porto, con Ottavio! Siamo ancora avanti! E ora, entra Super Mario! Attenzione, Everton, attenzione, se la mette in mezzo, attenzione. Attenzione al Benfica, incredibile. Dai, però, non è possibile. È incredibile. 2-2, ha pareggiato ancora il Benfica. Attenzione al Benfica, a che. Tienila, bravissimo. No così. Cosa dai, fa che? È il gioco questo. Mamma mia, mamma. Costa, mamma mia Costa per fortuna. Traversa clamorosa. Traversa clamorosa del Benfica, ora proviamo a ripartire. Pensavo no, infatti. Attenzione ancora Benfica. L'ha fatto. Sì, l'ha fatto. Palo ancora! Stiamo soffrendo tantissimo, non lo so dove si è passata questa palla. Dalò, attenzione. Attenzione, ripartiamo in contropiede con Pepe. Ma quanto corre Everton? Pepe! Dai, Dalò. Bravissimo Dalot, bravissimo Dalot, bravissimo. Mettile in mezzo Dalot, Mario! Non arriva.
Finisce qua. Dai. Finisce qua 2-2. José Junior scuote la testa. È difficile adesso anche arrivare secondi, ragazzi, però dipende da cosa ha fatto lo Sporting. Il Benfica è campione. Lo Sporting è secondo. Non ci credo. Non possiamo stare fuori dalla Champions. Con l'Estoril. Andiamo a simulare questa partita con la possibilità di giocarla. Dai, che sta per finire il primo tempo. Il secondo tempo lo giochiamo, ragazzi. Secondo tempo lo giochiamo. Eccoci, entriamo in campo. Andiamo, vai. Scendi in campo. Facciamolo. Attenzione allo Sporting, aumentiamo. Silenzio, vediamo cosa succede con lo Sporting. È arrivato un gol di qualcuno. Sentiamo. Il terzo gol per lo Sporting. Cazzo. Ciao. Cazzo. Al minuto 47. Lo Sporting è avanti 3-1. Ragazzi, è una stagione fallimentare questa. È inutile vincere. Sì. E slutiamo giusto per così. Vabbè, bene, dai. Lang. Almeno abbiamo la vittoria assicurata. Facciamo i cambi, dai, facciamo i cambi. Sapete perché non siamo in Champions, no, secondo me? Dai. Non tanto per le partite che abbiamo perso contro le grandi, ma per quelle simulate che abbiamo perso a inizio stagione. Lang, anche Lang infortunati, credo. Sono spaccato in muro. Ragazzi, ci vuole una rivoluzione totale di questa squadra. Tu fai un passaggio del genere con lì che non c'è una gamba. Olivera. Lang. Ecco. Lang, Lang! Il doppio! Senza una gamba la butta dentro. Senza una gamba. 2-0 Lang. È infortunato, non corda appena fa l'esultanza. La tua reazione quando hai detto stagione fallimentare, sprinta, lo so. Più calcio la bandierina. È una stagione davvero, davvero fallimentare questa. Può essere che ci esonerano anche, è una cosa probabile. Perché non abbiamo mantenuto neanche un obiettivo in questa stagione della società. Probabilmente per la prossima stagione avremo 2,50€ di budget, anzi due gol ad Arcidano. Super Mario, Orsolini. Ancora Lang che non è più infortunato magicamente. Olivera calcia! Miracolo. L'ultima della stagione, godiamocela. Super Mario! Il gol di Mario non arriva. Cazzo, lo volevo chiudere con il gol di Mario. Vabbè, forse io. Palla lì, Mario! Dai, Mario. A casa, ragazzi, a casa. Palla per Mario. Vola Mario, vola Mario. Mario. Mario di forza, Mario di forza! Che gol di Super Mario! Non poteva chiudere la stagione senza un suo gol. Non si poteva chiudere la stagione senza un gol di Super Mario. E forse è il gol più bello di questa stagione. Godiamocelo. Super Mario di forza, di potenza. Un missile sotto la traversa di Super Mario. 3-0, la chiudiamo così. Super Mario Balotelli. José Junior ha creduto in lui e lui ci ha ripagato per tutta la stagione. Finisce qua! Finisce qua 3-0, ma non solo finisce questa partita, finisce la stagione del Porto, dei nostri ragazzi. Concludiamo il campionato terzi a meno uno dallo Sporting. Peccato, peccato, peccato davvero. Adesso dobbiamo capire se ci rinnoveranno il contratto e quindi andiamo alla prossima stagione. Terminiamo la stagione e la prossima speriamo che vada davvero meglio.